portano tra tante teste fiorite. Che belle! È uno sposino. Uno sposino questo? E la moglie? La moglie è lì a fianco. Questa con tutti i capelli! Carina! E questi altri? Che sono? Questi sono gli invitati. Ce li vuoi mettere? Alle nozze? Alle nozze. Oh, carina! Tutti col cappellino stile regina? Sì, tutti quei fiorellini. Senti, come ti è venuta questa idea di questi vasi a forma di testa? Guarda, l'idea anche mia cognata è complice perché lei ama queste cose qui e quindi mi spinge sempre a usare. Sì, l'hai fatto uno, ti è piaciuto? L'hai fatto tantissimo. Già. Senti, Paola Cuncu, allora, in mostra qui alla Galleria della Via degli Artisti con le tue ceramiche e anche i tuoi dipinti, ma tu ami di più dipingere o modellare? È una domanda molto difficile perché in realtà non lo so neanche io, perché mi piace dipingere ma mi piace anche modellare, quindi per adesso è una sono due cose completamente diverse, no? Pure l'emozione che dà creare qualcosa dal proprio però anche dipingere, anche dipingere qualcosa dal nulla. Tu ce l'hai già in mente quello che vuoi fare? No, in realtà no, nel senso che cioè come intendi? Quando tu cominci, no? Un vaso per esempio, già sai che diventerà lo sposo, avrà quella faccia. Ho un'idea iniziale, però poi alla fine non so quello che uscirà in effetti, perché ce l'ho in mente, non disegno, ma cioè. Non ti prepari niente prima? Poco, pochissimo. Quindi, anche per i quadri fai così? No, per i quadri invece no, un po' più diverso. Per la ceramica ce l'ho in testa e poi man mano che vado avanti magari modifico qualcosa, infatti vengo spesso sgridata a casa perché ho poco progettualità. Invece per la pittura chi no, ti sgrida a casa? Mio marito. Ah sì, perché? Perché lui invece è molto, progetta molto, quindi fa disegni, cose, quindi immediatamente invece vado molto a mano libera quando faccio la ceramica. Ma finge di sgridarti in realtà? No, io l'ho visto, è molto ammirato da te. Sì, senti, ma non solo vasi, no, non solo quadri, no. Ma un po' vasi, un po' quadri, sì, insieme. Sì. Questa che cos'è? Questo, come vedi, è un fumatore. Ti sei ispirata a qualche persona che conosci? No, mi piaceva l'idea di questo bambino così. È carinissimo il fumo. Barattino, con questi capelli un po', ecco. Così e che fuma, mi piaceva l'idea di qualcosa. Sì, un viver, no? Una persona molto scansonata, che crede in sé. Sì, è vero. Io gli ho dato il nome Majakowski. Majakowski? Ci sta. E hai foderato, quindi questo che cos'ha? Questo è una tavola di legno, sì, foderata. In questo caso il vellutino, ma negli altri a volte uso una canapa, a volte sì, qui in mostra ce ne sono moltissimi, quindi invitiamo proprio a venire a visitare questa mostra che è veramente particolare. Io l'ho chiamata una mostra multiforme, no? Tiri fuori un po' di pittura, ceramica, sì. Poi ci metti dentro materiali diversi, quindi è molto originale. E è tanto tempo che, ti diletti in queste... Non tantissimo, io ho avuto il coraggio, dico così perché in effetti avevo paura di buttarmi in questa cosa, in una pittura, di non essere brava a sufficienza per fare qualcosa di carino, insomma. E quindi un po' perché tu sei un'autodidatta? Allora, no, perché io sono andata in diverse scuole, proprio perché cioè, mi serviva le basi per iniziare a fare qualcosa, insomma, poi mi piaceva farlo in modo, anche se diciamo io faccio un altro lavoro, però come ho visto quindi mi diverto in queste cose, però mi piace farlo bene, quindi mi servivano le basi per poter iniziare. E sono andata insomma in diverse scuole e lì insomma piano piano e la passione è cresciuta. È cresciuta, è stata. Hai trovato bravi maestri. Sì. Quindi sia a scuola di pittura, di disegno che di ceramica.
insomma la mia insegnante Roberta mi ha dato e mi sta dando molto, mi segue, condividiamo spesso la stessa frenesia di fare le cose, cioè abbiamo tutte e due molta voglia di fare e questo ci accomuna e ci avvicina molto. Bene, sei soddisfatta di questa mostra? Di come è stata sì, molto bello, il locale è molto bello, voi siete carinissimi, disponibili, mi avete aiutato, insomma mi avete fatto sentire una di voi, quindi io che insomma sono abbastanza chiusa e per me è stato importante questo e quindi insomma non avrei potuto chiedere di più. Fino a quando rimarranno? Fino al 30. Fino al 30 di ottobre. 30 di questo mese. Quindi invitiamo... Io sono qui, vi aspetto, mi farebbe piacere appunto incontrarvi, conoscervi, parlarvi delle mie opere e condividere l'amore per l'arte. Bene, grazie Paola. Grazie a voi.